invece quest'oggi sono in provincia di Avellino, in un piccolissimo borgo affascinante non solo per le sue viste panoramiche, ma soprattutto per il suo ricco patrimonio artistico-culturale. Questo borgo è Frigento. Le colline e le valli che circondano il borgo raccontano storie antiche. Facciamo insieme un viaggio nel tempo. Le origini di Frigento risalgono all'epoca romana. Nel 441 Papa Leone I istituì in questo delizioso borgo una diocesi, nominando anche un primo vescovo, il cui nome era Marciano. Fu dunque una delle prime città a professare il culto della fede cristiana. Marciano divenne santo e in seguito patrono della città. Con l'arrivo dei Longobardi, Frigento divenne il luogo strategico per la difesa del Ducato di Benevento, finché nel 988 un terremoto distrusse il borgo. Verso la metà del XV secolo, dopo il dominio normanno e la guerra tra aragonesi e angioini, la città iniziò a perdere il suo antico splendore. Vi furono molti terremoti e gravi pestilenze, ma dopo l'evento sismico del 1732 ci fu però una significativa rinascita artistico-culturale. Sono anche le cisterne romane, importante esempio di architettura idraulica antica. Queste cisterne, realizzate nel primo secolo a.C. in opus incertum con pietra locale, sono conservate benissimo e rappresentano un complesso sistema di raccolta e depurazione dell'acqua. L'attuale ingresso alla struttura non corrisponde a quello antico, ma si colloca a 908 metri sul livello del mare e l'accesso è possibile attraverso una scala moderna. Gli ambienti in antichità erano 11, oggi invece sono 4, ma è possibile visitarne solo 3. Le gallerie sono lunghe 21 metri e larghe 2 metri. Al di sopra delle cisterne vi era un giardino e attraverso un canale simile ad un imbuto, le acque piovane e la neve venivano convogliate a cascata all'interno delle cisterne. L'acqua veniva depurata e distribuita sia alla comunità frigentina, sia agli abitanti dei comuni limitrofi. Eccomi giunta sulla terrazza Limiti, il balcone dell'Irpinia, perché da qui si può ammirare una vista spettacolare su 5 regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo. Però prima voglio gustarmi un ottimo caffè e poi andiamo a guardare insieme questo spettacolo.
Questo borgo tra i più belli d'Irpinia è una perla rara e infatti se ovviamente passeggiamo per questi vicoletti ritroviamo un vero e proprio labirinto di origine romana. Il borgo continua a mantenere il suo aspetto medievale, possiamo ammirare dei palazzi gentilizi, dei portoni in pietra locale e soprattutto dei palazzi storici con giardini pensili meravigliosi. Continuo a passeggiare per le strade della città e mi dirigo verso la casa comunale, vado ad incontrare il sindaco. Eccoci sindaco, la Casa della Cultura, Palazzo De Leo. Sì, è diciamo il palazzo più importante del nostro comune, di proprietà del comune di Frigento, in verità una proprietà privata fino a 15 anni fa, 16 anni fa, che il comune ha deciso di acquistare perché è appartenuta, mi piace dire, al frigentino più illustre, al canonico Marciano De Leo, che in questa dimora è nato, è vissuto ed è anche morto. Marciano De Leo ispirò quelli che furono i versi della Ginesta. Sì, dicevo che è stato un poeta e un letterato, quindi un uomo di grandissima cultura. Ha ispirato sicuramente Leopardi nella Ginestra con il suo poema Il Vesuvio. Abbiamo qui dinanzi a noi due lapidi. Sì, due lapidi che sono state riportate a Frigento nel 2015 quando abbiamo realizzato questo museo archeologico e queste lapidi testimoniano e descrivono le origini romane del nostro centro e che qui già dal primo secolo avanti Cristo c'era un municipio romano. E qui a Frigento si racconta dei grani nel vento. Ma si racconta, abbiamo inteso dare questo nome perché in verità le nostre origini sono contadine ed il grano è l'elemento fondamentale. Durante l'estate noi recuperiamo le tradizioni del grano facendo una sfilata con i carri covoni e le nostre signore il giorno 16, il giorno della festa del nostro santo protettore San Rocco, portano sulla testa degli obelischi realizzati da loro, insomma con grande maestria, fatti di paglia intrecciata. E ci ritroviamo adesso proprio nella zona del grano. Sì, questa sezione è proprio dedicata alla nostra tradizione del grano. Qua vengono rappresentate quelle che noi dialettalmente chiamiamo restocce. Quando il grano veniva tagliato con la falce a mano, questa parte qui rimaneva nel terreno. In quest'altra area ritroviamo lapidi molto molto importanti, antichissimi. Assolutamente, del primo secolo avanti Cristo, sono dei cippi funerari, delle stele funerari e ce n'è una, come dire, molto particolare che praticamente messa dai genitori che avevano perso prematuramente la propria figlia e c'è scritto che quello che fosse giusto la figlia facesse per i propri genitori, i mesti genitori hanno fatto per la propria figlia, quindi una cosa davvero molto toccante. Abbiamo qui un reperto originalissimo. Sì, questi sono reperti di lucerne ed abbiamo immaginato che poi col disegno le lucerne in origine interamente fossero in questo modo e anche questo piace molto ai visitatori, in modo particolare ai ragazzi delle nostre scuole. Sindaco, questo museo è importante per le nuove generazioni, c'è uno scopo ben preciso.
Certo, le finalità del museo sono didattiche e pedagogiche. I ragazzi che vengono a visitarlo, i ragazzi delle scuole, e davvero in gran quantità, si interessano molto anche per come il museo è stato organizzato. Per esempio, ci sono i reperti, intorno al reperto originale che è stato ritrovato è stata costruita la ciotola, il piatto, il vaso, e a loro questa cosa interessa molto. Ed ecco qui una curiosità, dinanzi a noi una tabula famosa. Sì, è la tabula peutingeriana, è una copia naturalmente della tabula, l'originale è in Austria, ed è una cartina geografica, è la cartina geografica dell'Italia. Ed è molto interessante per i nostri studenti che sono abituati a vedere la cartina geografica in verticale, e questa è posta in orizzontale, quindi la cosa interessa molto, incuriosisce, e vengono rappresentate soprattutto le strade, insomma la viabilità romana. I romani erano maestri per le strade e per gli acquedotti. Sindaco, ecco la sezione invece contemporanea, dove si ritrovano insomma delle opere di grandi artisti. Sì, come dire, questo davvero è un fiore all'occhiello per la nostra comunità, avere questa pinacoteca costituita da grafiche degli artisti contemporanei del secolo scorso, come dire, più importanti, italiani e stranieri. Abbiamo nomi come Gaetano Pompa, come Purificato, come Cantatore, Alberto Sughi, Savinio, insomma, e tanti altri. E la cosa, insomma, che mi fa piacere dirvi è che questa proviene da una donazione di un nostro amico, Angelo Gabbanini, che purtroppo non c'è più, che aveva in Roma una stamperia d'arte che curava insieme alla moglie, lui di Urbino, la moglie di Frigento. Quando la moglie Pina è scomparsa prematuramente, lui ha voluto donare al comune di Frigento una parte della loro collezione, e noi siamo davvero grati, gli siamo grati, perché davvero abbiamo arricchito il nostro patrimonio artistico, e faremo del tutto per promuoverlo, per raccontarlo, insomma, e farlo crescere sempre di più. E allora facciamo insieme un tour. Certamente, certamente. Ed eccoci qui. Qui c'è una chicca, c'è uno scultore fantastico che ha realizzato delle opere di artisti di ogni genere. Sì, è uno scultore nato a Frigento, Carmine Genua, nato qui nel 1851 da una famiglia, umile, di contadini, e che poi è diventato scultore di Casa Savoia, ha avuto rapporti con le personalità più importanti dell'Italia post-unitaria, gli artisti, i politici di ogni livello. Lui è entrato anche a far parte del salotto culturale della Regina Margherita, insieme a personalità come Giosuè Carducci e tanti altri. Quindi un personaggio illustre di Frigento, del quale noi siamo molto contenti, e siamo contenti di avere qui molte sue opere originali in gesso che siamo riusciti ad acquisire attraverso il contatto con i suoi familiari, eredi, discendenti romani.
Frigento ci sono delle chiese di grande pregio artistico, come questa cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, costruita intorno al 1732 su una preesistente struttura danneggiata da un violentissimo terremoto. Quello che vediamo qui è il busto di San Marciano in argento, impreziosito da pietre preziose e oro. L'edificio è a tre navate, con abside semicircolare e cappelle laterali. Sono presenti due tele di grande valore artistico, una sul soffitto della navata centrale, raffigurante l'Assunzione della Vergine, l'altra sul transetto, raffigurante San Marciano. Ed eccoci all'interno proprio della cattedrale, straordinaria da un punto di vista storico, artistico e culturale. Esatto, Frigento è stata sede vescovile dal IV secolo d.C. fino al 1818, quando poi fu decretata la soppressione da parte di Napoleone Bonaparte e fu integrata con la diocesi di Avellino e poi successivamente adesso con la diocesi di Sant'Angelo. Quindi diciamo che è un luogo di culto antichissimo, perché quello che noi oggi ammiriamo è il terzo edificio sovrastante uno sull'altro, costruito esattamente, anzi più che costruito, ricostruito dopo i vari terremoti che sono stati molto presenti in questa zona dell'Alta Irpinia. L'ultimo terremoto, che diciamo così ha cambiato l'assetto globale della cattedrale, è stato il terremoto del 1732. Furono costretti a distruggere quello che di romanico e di longobardo c'era, quindi hanno dovuto demolire l'antica cattedrale che era a croce greca e venne trasformata a croce latina con transetto e le tre navate. Con i gusti del tempo, siamo un po' sul tardo barocco, però c'è un gusto un po' particolare, non sfarzoso perché mai siamo al tardo barocco. Però la cosa interessante e particolare di questa cattedrale è la soffittatura. Se la guardiamo nella sua bellezza è particolare perché non è una pittura, è una tela incollata. Quindi l'artista Antonio Vecchione da Nola e venne chiamato per eseguire queste due tele per la soffittatura. Nella tela centrale mise l'Assunzione della Madonna, nella tela del transetto la vita e le opere di San Marciano, che è stato il primo vescovo di questa antica diocesi dell'Alta Irpinia. È particolare perché per le dimensioni, a quanto pare, con buona probabilità, l'artista disegnò la tela per terra, la preparò, l'ha divisa a strisce, l'ha numerata e poi l'ha incollata una striscia per volta, con una certa perizia e anche una certa bravura, perché è stato molto bravo anche nel fare i giochi prospettici che sono presenti all'interno della tela. Ecco, e poi abbiamo una cripta veramente antichissima, molto particolare, dove ci sono tantissimi reperti. Eh sì, come vi dicevo, giù ci sono i resti di quella che era la chiesa romanica longobarda dell'VIII secolo. E sono stati trovati dopo il terremoto del 1980 alcuni reperti che richiamano proprio all'antichità di questo luogo di culto, che, come vi dicevo, con buona probabilità sotto la chiesa dell'VIII secolo ce n'era una del III secolo, del IV-IV secolo, quindi è il periodo in cui San Marciano è stato uno dei primi vescovi di questa antica diocesi. E sempre qui in cattedrale ritroviamo una meravigliosa statua di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. E poi venite con me perché andiamo a scoprire quelle che sono le reliquie di San Rocco. Thank you.
Ed eccoci qui in un altro ambiente assolutamente straordinario per la sua bellezza, ma soprattutto per la ricchezza di queste opere che ritroviamo e possiamo ammirare. Esatto, questa è la cappella adiacente alla cattedrale, che con buona probabilità in origine doveva essere un porticato esterno alla cattedrale, quindi stiamo parlando di un porticato risalente al periodo longobardo. Successivamente nel 1500 venne chiuso e venne adibito a cappella, che era gestita da un'antica confraternita, la Confraternita del Santissimo Sacramento. Da che cosa deduciamo che con buona probabilità era un porticato? Dall'affresco che si vede alle mie spalle, che è San Cristoforo, il protettore dei pellegrini e dei viandanti. Quindi, perché non c'è nessun riferimento al culto di questo santo un po' particolare, quindi San Cristoforo con buona probabilità era un affresco che già stava in questo antico porticato. Successivamente, con la chiusura del porticato, la congrega decise di fare affrescare le pareti laterali con dei richiami al culto alla Santissima Eucaristia. Ma la cosa un po' particolare è anche questi resti di un antico soffitto a cassettone dipinto sul legno. Un po' particolare perché non sono affreschi e pitture eccellenti, però si denota anche la voglia e il desiderio di cominciare a rappresentare l'uomo, la figura umana nella sua originalità. Perché se voi guardate anche l'affresco alle mie spalle e qualche residuo di affresco del soffitto, si nota un po' di disarmonia nella struttura fisica dell'immagine. Però diciamo che è il primo periodo in cui si cominciava ad avere una certa raffigurazione dell'uomo, della figura dell'uomo, quindi cercavano di essere quanto più realisti. Due cose particolari: in questa cappella vi è conservata un'antica pala lignea della Madonna del Carmine del 1593, con buona probabilità apparteneva all'antica cattedrale. E poi sull'altare maggiore c'è una reliquia di San Rocco, proveniente dalla scuola grande di San Rocco che si trova a Venezia, che è stata donata alla nostra comunità, perché la nostra comunità è molto devota di San Rocco e quindi lo festeggia con una grande solennità ad agosto. Proseguiamo adesso verso la meravigliosa Cappella del Santissimo. La vera sorpresa in questa cattedrale è una cripta che custodisce dei reperti risalenti all'epoca medievale e romana. Andiamo a vedere.
Secondo una leggenda, sulla strada provinciale che conduce a Frigento appare di notte un fantasma, un uomo alto oltre 2 metri con un sudario di colore bianco e che poi scompare improvvisamente nel nulla. Mi raccomando, andate alla scoperta di borghi che ancora non conoscete, perché vi regaleranno emozioni infinite e una volta andati via ve li porterete nel cuore e nell'anima per sempre. Wonderful, uno spettacolo nello spettacolo. Thank you.